Eccoci ancora qua amici, oggi ci prepariamo una pasta, anche questa molto semplice, che vi farò vedere. Guardate, non vi dico neanche che cos'è. Accendiamo il fuoco e ci mettiamo nella padella un po' di burro. Attenzione, questa non l'avete mai sentita, e un po' di olio. Sempre novità nella cucina. Nel frattempo tagliamo un po' di scalogno. Questo è scalogno, eh? Questo è scalogno. Potete usare anche la cipolla, eh? C'è chi usa la cipolla. Io invece preferisco, per questo tipo di cucina, per questo tipo di pasta che andiamo a preparare, preferisco lo scalogno. Oh raga, ma ognuno può mettersi quello che gli male. Bene, lo scalogno. Tac. Ecco lo scalogno. Facciamo. Dopodiché affettiamo il salmone. Pezzettini di salmone, irregolari, vedete? Guardate, è di una semplicità questa. Questa pasta che veramente è per tutto. Cosa ci vuole affettare un po' di salmone? Allora, quando abbiamo affettato un po' di salmone, lo mettiamo dentro e lo facciamo girare un po'. Vedete, sono semplici questi piatti e si basano tutti su una semplice, facile, immediata preparazione del sugo, che poi servirà per cucinare l'ultimo momento, la pasta. Io adesso chiudo. Queste sono le farfalle. Chiudo il salmone, aspetto che bolla l'acqua e poi butto giù la pasta. A dopo. L'acqua bolle e io butto giù la pasta, mescolo e ci vediamo fra un po'. Eccoci qua, la pasta è quasi al dente, attenzione, ho detto quasi al dente, non deve essere già pronta, già al dente, perché sennò cosa succederebbe? Se no si sta a cuocere. Prendiamo come al solito un mezzo mestolo di acqua di cottura, la versiamo nella padella per la che riaccendiamo, scoliamo la pasta, voilà, quanto fumo, scoliamo la pasta, la buttiamo qua dentro. E la cottura, come ormai già sappiamo, continua dentro la padella. Quel poco di acqua di cottura che ho messo dentro serve per favorire l'interiore cottura della pasta stessa. Mescoliamo, in questo modo si amalgama. Aspettiamo un po', perché sentiamo. Vogliamo assaggiarla? Assaggiamola. No? È perfetta. Che cosa dobbiamo fare? Adesso possiamo aggiungerci qualcos'altro. C'è chi ci aggiunge un po'. Ognuno c'è, qualcuno mette anche qualche un po' di curry, qualsiasi cosa. Io ci metto il prezzemolo, chiudo, un po' di prezzemolo, guardate, ovviamente va a gusti, non tutti amano il prezzemolo, qualcuno mette qualcosa di più, un po' di più forte, magari cipolle, robe di questo genere, a me non piace aggiungere questo tipo di cose.
La pasta è fatta, potete aggiungere quello che volete, ma mi raccomando, non metteteci la salama da sugo. La salama da sugo non ci va con il salmone, chiaro? Benissimo. Chiudiamo e siamo pronti per servire in tavola. Buon appetito!